Ma voi lo sapete a cosa serve una GPU o una scheda video? Ve la dico già subito, non serve solo per giocare ai videogiochi. Benvenuti pinguini in questo nuovo video di FK Under the Hood. Oggi parlerò di una storia che mi sta molto a cuore e non capisco perché nessuno su YouTube Italia ne parla in maniera così approfondita. Ogni volta che cerco video su schede video, GPU, tutti fanno vedere quanto sia bella per giocare, ma nessuno, o veramente molto pochi, su YouTube Italia dicono quali sono gli altri utilizzi di una GPU. E poiché mi sono rotti i coglioni e questa storia mi sta a cuore, ve lo dico io a cosa serve. Ma prima di cominciare vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina, così da rimanere sempre aggiornati sugli altri contenuti che pubblicherò. E se vi va, potete anche seguirmi su Instagram, dove io pubblico le foto del mio cane, che adesso mentre pubblico questo video sta dormendo dietro la telecamera. Sicuramente la scheda video, o meglio dire GPU, Graphical Processing Unit, serve per giocare, per renderizzare e anche editare i video. Ma esiste tutta una branca di utilizzi della GPU che adesso scoprirete. In gergo viene definito GPGPU, che sta per General Purpose Programming on GPUs, ovvero l'elaborazione per qualunque scopo sulle GPU. Questo significa che la GPU viene utilizzata per fare calcoli, ma una marea di calcoli, proprio tantissimi. Ma perché non si possono fare i conti col processore? Sicuramente. Il fatto è che la GPU riesce a fare sti calcoli in maniera velocissima. Come una catapulta! Questo perché la GPU riesce in maniera del tutto naturale a eseguire calcoli in modo parallelo, contemporaneamente. Vabbè, qualcuno potrebbe dire anche il processore riesce a eseguire calcoli in maniera parallela. Infatti esistono processori multicore o addirittura ci sono schede madre con più di un processore. Ma ci sono delle differenze che adesso vediamo. Prima di capire il come la GPU riesce a eseguire i calcoli in maniera molto veloce, dobbiamo andare a vedere esattamente come è progettata. Dunque, quando noi dobbiamo renderizzare una scena 3D, sia che l'abbiamo fatta noi o è presente in un gioco, la GPU esegue delle operazioni. Queste operazioni vengono fatte una dopo l'altra. Operazioni come quelle di trasformazione, di shading, di rastering. Però non ci soffermiamo su questa operazione perché non è lo scopo di questo video, anche perché molte persone ne parlano in maniera più approfondita e anche meglio di me. E mi voglio soffermare sulla parte di GPGPU. Una cosa che molti non realizzano è che praticamente la GPU trasforma un'immagine 3D in di fatto un'immagine 2D. Quella che noi vediamo sullo schermo alla fine è un'immagine bidimensionale, di una rappresentazione di un mondo 3D. E questa operazione permettono di andare da una sequenza di dati a questo. Però io ho appena detto che queste operazioni vengono eseguite una dopo l'altra. E questo è vero. Tuttavia, queste operazioni vengono eseguite contemporaneamente su tutti i dati della scena 3D. Come voi ben sapete, una scena 3D è fatta da diversi vertici. E quindi il modo con cui i vertici e poi le superfici vengono riempite con i colori e poi vengono trasferiti le proprietà dei materiali, tutto questo viene fatto in parallelo. Quindi ogni operazione è eseguita una presso l'altra, ma l'operazione in sé è eseguita in maniera parallela su tutti i dati. Ecco come fanno le schede video moderne a renderizzare scene 3D in 4K addirittura a 60 frame al secondo. Ovviamente quando le schede video sono diventate sempre più potenti, i programmatori hanno pensato col dire: ma anziché renderizzare, possiamo utilizzare la potenza di calcolo delle GPU per fare quello che cazzo vogliamo? E la risposta è sì. GPGPU nasce come, diciamo, programmatori che sfruttavano quello che veniva definito lo shader programmabile, mettendo semplicemente del codice che a loro serviva. E poiché è una cosa che facevano molto spesso, nel 2007 ci fu la rivoluzione. Nvidia rilascia CUDA, che sta per Computer Unified Device Architecture. È una tecnologia sia hardware che software che permette di sfruttare la GPU per far calcoli. Questo non vuol dire che con la stessa GPU uno non ci possa giocare, ci può sempre giocare. Ma può anche farci dei calcoli in maniera parallela. Per fare la sigla di Under the Hood io ho preso il mio computer e ho fatto delle riprese. E come voi potete ben vedere, io ho due schede video, entrambe della Nvidia. E io non ho mai giocato col mio computer. Cioè, mai installato un gioco. Mai.
perché lo uso per GPGPU, per motivi di lavoro e anche per produrre video. Adobe Premiere utilizza l'accelerazione grafica per renderizzare o comunque fare le preview dei video. Quindi se voi avete una scheda video Nvidia acquistata dopo il 2007, potete tranquillamente utilizzarla. Ma non ci sono limiti a quello che la GPU può fare? Ovviamente ci sono dei limiti, sono limiti puramente hardware. I limiti sono dati dalla memoria delle schede video. Una delle due schede video che ho ha solo 12 GB di RAM e per me sono sufficienti per quello che ci devo fare. Però un altro limite è dato da quello che viene definito CUDA Core. Il CUDA Core è praticamente un'unità di elaborazione che si trova all'interno delle schede video Nvidia. Ora, che cos'è che caratterizza un CUDA Core da un core di un processore? Perché il CUDA Core è più efficiente rispetto a un processore? In realtà il CUDA Core non è più efficiente, però è stato ottimizzato. Un processore multicore esegue diversi programmi o segmenti dello stesso programma in parallelo. Questa è una cosa fondamentale, esegue diversi programmi in parallelo o segmenti dello stesso programma, ma sono segmenti diversi. La scheda video non fa questo. La scheda video parallelizza lo stesso segmento di codice su input diversi. Riprendiamo di nuovo l'esempio di renderizzare una scena. L'operazione per trasformarla è la stessa, ma l'applico ha dei dati diversi, ovviamente, a ogni vertice e poi successivamente a ogni pixel dell'immagine. Se io devo colorare un pixel dell'immagine in determinata maniera per dare a un oggetto una certa lucidità, io applico lo stesso segmento di codice a degli input diversi. E questa è la caratteristica principale del CUDA Core. Quindi, mettiamo a paragone. CPU parallelizza diversi programmi. La GPU parallelizza lo stesso programma su input diversi. Parallelizzare lo stesso segmento di codice su dati diversi è una cosa, dal punto di vista implementativo dell'hardware, molto semplice. E con GPGPU le persone ci fanno una marea di cose. Sono sicuro che almeno una volta nella vostra vita avete sentito parlare di Bitcoin. I Bitcoin vengono minati attraverso un processo che garantisce l'autenticità delle transazioni, non entro nel dettaglio. Tuttavia, per minare Bitcoin vengono utilizzate una marea di schede video. Tanto che l'anno scorso, nel 2021, quando furono rilasciate le nuove schede video Nvidia RTX, i driver che rilasciò Nvidia facevano in modo che, qualora venisse riconosciuta dalla scheda video dell'operazione per minare Bitcoin, le prestazioni della scheda video calavano di circa il 50%. Nvidia fece questo per scoraggiare l'acquisto delle nuove schede video ai miner, perché praticamente i miner comprano sempre l'ultimo modello delle schede video e quindi i gamer non le trovavano più. Io stesso volevo comprare una RTX e non sono riuscito a comprarla, non ce n'erano disponibili. Tuttavia, qualche settimana dopo, a marzo del 2021, Nvidia rilasciò un'altra versione del driver e praticamente si dimenticarono di rimettere questa, diciamo, sorta di protezione, tra virgolette, e quindi i miner hanno iniziato a utilizzare le RTX per minare Bitcoin. Ormai il danno era fatto, il driver fu rilasciato. Qualcuno potrebbe pensare, ma perché non rilascio un nuovo driver che include nuovamente quella restrizione? E no, perché i miner non avrebbero più aggiornati i driver, perché ormai loro ce l'avevano. Le GPU vengono utilizzate tantissimo nell'ambito della ricerca, per fare calcoli, come dicevo, in parallelo, nel mio ambito, quella dell'intelligenza artificiale, e infatti molte università, anche qua in Italia, hanno un arsenale di GPU assurdo. Altro che giocare a Fortnite, pinguini. Le GPU vanno forte per questo motivo. E voi avete utilizzato la GPU per altri motivi piuttosto che giocare? Sapevate tutta questa storia? Scrivetemelo nei commenti. E prima di concludere vi ricordo, come al solito, di iscrivervi al canale e cliccare la campanellina. E ci vediamo col prossimo video. Ciao!